Benvenuti ad una nuova edizione su tg10.it. Queste le notizie di oggi. I presidi sulle strade d'accesso alla raffineria continuano. Il freddo è pungente e per riscaldarsi si trovano sistemi artigianali. La situazione è particolarmente tesa. Natale amarissimo. L'albero addobbato con le lettere di licenziamento ne è la testimonianza più evidente. Ed ancora ai blocchi si sono presentati due lavoratori della ditta edile Nuove Strade, destinatari di altrettante lettere di licenziamento. La sezione locale della Croce Rossa ha montato ieri una tenda nei pressi dei blocchi per permettere ai lavoratori di ripararsi dal freddo. Un segnale di vicinanza in un momento assai difficile. Diversi operai da ieri sera presidiano anche Piazza Umberto I ed hanno addobbato per Natale un albero con le lettere di licenziamento. Mentre in via Generale Cascino, sempre nella serata di ieri, è stato bloccato un pulmino che trasportava alcuni operai per il cambio turno dentro l'ENI. La tensione è alle stelle. A seguito dei licenziamenti di numerosi operai dell'indotto della raffineria di Gela, i cittadini del Meetup di Gela propongono all'amministrazione comunale l'utilizzo del Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione, i cosiddetti FEG, quale strumento messo a disposizione dall'Unione Europea per offrire un sostegno ai lavoratori in esubero, integrandolo con una serie di iniziative volte al risanamento ambientale ed allo sviluppo del territorio di Gela. Il FEG è un finanziamento volto a favorire il rapido reinserimento professionale dei lavoratori in esubero, continua la nota, dispone di una dotazione annua massima di 150 milioni di euro per il periodo 2014-2020 ed il suo eventuale impegno economico verrà avallato dal Parlamento europeo. Per l'Italia le richieste di contributo vengono presentate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, su iniziativa degli attori locali interessati, istituzioni locali, regioni, province, comuni, parti sociali, imprese e lavoratori. Continua nei locali del Museo Archeologico Regionale di Gela fino al 20 dicembre la mostra d'arte contemporanea mediterranea al cura di Salvatore Pallagreco. L'iniziativa è dell'Accademia Internazionale Città di Roma, presieduta in Sicilia da Maria Ventura. Seconda mostra Presepi in Comune, realizzata dalle scuole locali, promossa dall'associazione turistica Proloco Gela. Si terrà dal prossimo 19 dicembre al 6 gennaio al Palazzo di Città. Previsti intrattenimenti e degustazioni. L'ingresso è libero. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure sul nostro portale www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.